Perché torno in Forza Italia? Il senatore Antonio D'Alì spiega i motivi che lo hanno portato a lasciare il nuovo centrodestra di Alfano per rientrare nel partito di Berlusconi. La denuncia tramite SMS, un nuovo servizio a Trapani per segnalare episodi di spaccio o casi di bullismo inviando un messaggio al 43002. Bufera su una maestra, la docente è accusata di aver picchiato un alunno, la vicenda è avvenuta in una scuola del territorio ericino. No alle trivelle, presa di posizione di Fare Ambiente contro il rischio di trivellazioni petrolifere nei nostri mari. Allenamenti per le trasferte, il Trapani Calcio e la Pallacanestro Trapani si preparano alla sfida contro Trapani, contro Ternana e Veroli. Buongiorno, benvenuti al TG Sud, questi erano i nostri titoli, torniamo subito dopo la pubblicità con le notizie e gli approfondimenti. Usato del chilometro zero di tutte le marche, a Trapani in via Vincenzo Baviera, zona industriale. Ieri il senatore Antonio D'Alì ha tenuto una prima riunione operativa dopo il suo ritorno in Forza Italia. Ai microfoni di Telesud, il parlamentare trapanese ha illustrato i motivi che lo hanno portato a rientrare nel partito di Berlusconi. Ascoltiamo l'intervista. Vede, il nuovo centrodestra, la cui esperienza iniziale non rinnego, è nato un anno fa per dare una continuità di governo in un momento in cui dopo l'iniziativa delle larghe intese questa governabilità stava per venir meno e questo avrebbe potuto portare o a nuove elezioni, quindi con i vecchi sistemi, con i vecchi numeri dei 1000 parlamentari, di tutta quella che era la precedente situazione, soprattutto con una legge elettorale che aveva dimostrato di non determinare maggioranze precise, e poi però c'era un'alternativa anche al ritorno alle elezioni, che era quella di governi totalmente di sinistra, perché ancora la spaccatura ormai insanabile tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non era così netta e quindi era importante assicurare una governabilità dove ci fosse un elemento moderato che potesse esorcizzare queste preoccupazioni. Detto questo, la presenza del nuovo centrodestra doveva servire nell'ambito del governo proprio a mantenere un equilibrio tra le varie ideologie, ma negli ultimi tempi il nuovo centrodestra si è troppo appiattito sulle iniziative del Partito Democratico, perché il passaggio tra l'altro dalla gestione Letta alla gestione Renzi ha creato di questi disequilibri. La mia storia politica ormai ventennale è per 19 anni la storia politica di Forza Italia e non poteva essere messa in discussione da una parentesi che ritengo, ripeto, sia stata utile al Paese per mantenere equilibri democratici, ma che adesso stava cominciando a diventare una parentesi assolutamente non più in linea con le premesse originali. Adesso che cosa accade? Si parla molto di questi equilibri interni al partito, come stanno le cose? Ma io non ho problemi riguardo gli equilibri interni al partito, perché il mio rapporto personale con il Presidente Berlusconi è un rapporto che, ripeto, ha sancito anche questo mio rientro in maniera assolutamente autonoma, ed sono certo che Forza Italia, come sempre ha fatto, guarderà alla realtà dei territori e quindi anche delle componenti politiche, ecco, quindi delle componenti di appartenenza al partito, dal punto di vista della qualità prima ancora che delle quantità, e quindi sono sicuro che sulla provincia di Trapani, come sul resto della Sicilia, si troveranno i giusti equilibri. Sui coordinamenti adesso cosa accade? Si è parlato di un possibile congelamento di questi organismi, ci può aiutare a capire quali potrebbero essere gli scenari che si aprono? Si deve tutto rifare, perché una componente importante come quella che sta rientrando in Forza Italia non può essere ignorata. Ed è possibile ascoltare l'intervista integrale al senatore Antonio D'Alì realizzata da Mario Torrente direttamente su internet sul nostro sito web telesud3.com o sulle nostre pagine YouTube e Facebook. Un SMS per denunciare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e caso di bullismo. Il servizio.
A Trapani il servizio, attivato su tutto il territorio nazionale, entrerà in funzione a partire dal prossimo giorno 27. Una utenza telefonica, il 43002, sarà messa a disposizione dei soggetti interessati, studenti, genitori, insegnanti, ai quali sarà garantito l'anonimato. Le informazioni ricevute tramite SMS saranno veicolate alle sale operative di Carabinieri e Polizia, che interverranno in tempo reale. La nuova iniziativa per fronteggiare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga e di casi di bullismo è stata illustrata nel corso di un incontro che si è svolto alla Prefettura, alla presenza dei componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e del Sindaco Vito Damiano. Nel corso del vertice l'attenzione dei partecipanti è stata focalizzata sul contenuto di una circolare del Ministero dell'Interno con la quale sono state impartite precise direttive per una rinnovata, come ha sottolineato il prefetto Leopoldo Falco, azione di prevenzione e di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, ma anche al fenomeno del bullismo. L'iniziativa di grande valenza sociale, ha aggiunto il rappresentante del governo, è stata condivisa da tutti i componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo smistamento delle segnalazioni ricevute avverrà secondo modalità e criteri di alternanza tra le forze dell'ordine. Previste inoltre adeguate cautele per garantire l'anonimato dei soggetti autori delle segnalazioni. Bufera su un insegnante che avrebbe picchiato un alunno durante le lezioni. L'episodio sarebbe avvenuto in una scuola di Erice. Uno schiaffo dato ad un proprio alunno potrebbe avere strascichi giudiziari per una maestra. I genitori del bambino, che ha 10 anni, infatti, si sono riservati di sporgere denuncia alla magistratura dopo che il loro figlioletto si è recato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate per farsi refertare. Niente di grave, la prognosi di un giorno, ma il gesto dell'insegnante non è andato giù a papà e mamma. Ma nemmeno agli altri genitori che il giorno dopo l'episodio si sono presentati a scuola per chiedere chiarimenti alla docente. Lei però si sarebbe rifiutata di avere un confronto. Momenti di tensione, poi l'intervento della polizia chiamata dalle mamme e dai papà. Teatro della vicenda, una scuola di Erice Casasanta. A quanto pare il bambino malmenato durante l'attività didattica avrebbe avuto un diverbio con un compagno di classe. È intervenuta l'insegnante che avrebbe colpito l'alunno con uno schiaffo. Ritornato a casa, il piccolo studente ha riferito ai genitori quanto accaduto. «La maestra mi ha picchiato», avrebbe detto. L'alunno è stato accompagnato al Sant'Antonio Abate, dove è stato refertato e subito dimesso. Il passaparola tra genitori è avvenuto in un lampo. E il giorno dopo, mamma e papà, assieme ai genitori del bambino picchiato, si sono presentati a scuola per una faccia a faccia con l'insegnante, che però si sarebbe sottratta al confronto. E il mancato chiarimento ha inasprito ulteriormente gli animi, anche se la vicenda è ancora tutta da decifrare. Scappellotto educativo, come si diceva una volta, o reazione esagerata dell'insegnante? Mette a segno un furto in un grande punto vendita di Trapani, ma viene arrestato dalla polizia. È accaduto domenica sera. In manette è finito un giovane accusato di furto aggravato. Il fermo è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per l'indagato l'obbligo di firma. Nel mirino l'OVS di Via Libertà. Il ladro si sarebbe impossessato di un maglioncino e di un paio di jeans per un valore complessivo di circa 100 euro. All'uscita dal locale però il sistema antitaccheggio è entrato in azione. Così il giovane è stato bloccato dall'addetto alla vigilanza. Portato davanti il direttore del centro commerciale, ha consegnato un maglioncino e si è diretto di nuovo verso l'uscita. Addosso però aveva ancora un altro maglioncino ed un paio di jeans trafugati dagli scaffali. Così l'allarme è scattato di nuovo. Il ladro questa volta se l'è data a gambe levate. Inseguito dal vigilante, si è stato bloccato dopo un tragitto di circa 150 metri. Nel frattempo è giunta una pattuglia della squadra volante diretta da Biagio De Rio. Per il ladro così sono scattate le manette. A chiedere l'intervento della polizia era stato il responsabile dell'OVS con una telefonata alla sala operativa della questura. BV Panini d'autore, il gustosissimo panino con gli straccetti di carne. Solo qui da Manciu e BV, via Orti, angolo piazza Martiri d'Ungheria a Trapani. Protesta dei forestali questa mattina davanti all'ufficio provinciale del Dipartimento regionale Foreste Demaniali. A rischio i lavoratori con contratto di 78 giornate. Vediamo.
Una delegazione di lavoratori forestali ha protestato stamattina presso l'ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'azienda regionale Foreste Demaniali per chiedere l'avviamento al lavoro nel più breve tempo possibile, in modo da poter completare entro la fine dell'anno il numero di giornate a loro assegnato. Lo stato di agitazione dei lavoratori è stato proclamato dalle segreterie provinciali di FLAI CGIL, FAI, CISL e Willa Will nell'ambito delle iniziative di protesta che si stanno svolgendo in tutta la regione siciliana a causa del blocco all'ARS della legge che permetterà di garantire gli stipendi a tutti i lavoratori del comparto per le tre fasce occupazionali della manutenzione, cioè 151, 101, 78 giorni. La fascia più a rischio, hanno spiegato i segretari provinciali di FLAI CGIL, FAI CISL e Willa Will, Giacomo Giacalone, Massimo Santoro e Tommaso Maccardino, sono i lavoratori cosiddetti 78isti, poiché se non inizieranno a prestare servizio entro pochi giorni, rischiano di non poter eseguire tutte le giornate di lavoro entro la fine del 2014. I sindacalisti hanno espresso altrettanta preoccupazione anche per le altre due fasce di lavoratori, compresi quelli della categoria antincendio con 151 giornate. I lavoratori forestali stamattina sono stati ricevuti dalla direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'azienda regionale Foreste Demaniali, Maurizio Oddo, che ha ascoltato le istanze e i disagi vissuti dai forestali, assicurando che ha già messo in atto tutti i meccanismi possibili per il loro impiego e che già da domani riferirà in assessorato regionale Agricoltura e Foreste. Il consigliere comunale di Paceco, Francesco Trapani, lascia il PSI dichiarandosi indipendente. Trapani ha motivato la sua scelta dichiarando di non condividere più il progetto politico del PSI per il comune di Paceco e di essere in contrasto con l'onorevole Nino Oddo. Torniamo ad occuparci della vicenda delle azioni e della vendita delle azioni dell'Airgest da parte della Regione. Sulla decisione del governo Crocetta abbiamo raccolto il parere di Fabio Di Bono del Movimento Turismo e Territorio. Non siamo tutti favorevoli, per la verità, a questa vendita, però ahimè, di fronte a una situazione del genere meglio la privatizzazione senza dubbio che una continua invece assenza da parte della regione siciliana nella gestione di Airgest e nella gestione dell'aeroporto in generale. Ritengo che sia arrivato il momento di intervenire anche noi come operatori, più che altro nella richiesta di fondi per lo sviluppo e per la promozione di questo territorio, andando alla Regione, e lo faremo sicuramente a breve tempo, andando alla Regione per chiedere appunto a Crocetta di intervenire con il co-marketing, non solo per l'aeroporto di Trapani, ma dico può essere fatto anche per Comiso, a noi non, no, perché Comiso, Catania o Palermo, quello che sia, noi interessa che la Regione Sicilia cominci a investire nuovamente sul turismo, che faccia promozione e che lo faccia attraverso i quattro aeroporti siciliani. Alla fin fine, se danno 2 milioni a Comiso e li danno pure a noi va bene lo stesso. Presa di posizione di fare ambiente sul rischio di trivellazioni petrolifere sui nostri mari. Salvatore Braschi, responsabile regionale di fare ambiente per l'area marina protetta dell'Egadi, ha messo sotto accusa l'articolo 38 del decreto Sblocca Italia, con il quale si rilanciano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in Basilicata, nel mare Adriatico, Ionio, Alto Tirreno, nel canale di Sicilia. In particolare in Sicilia è in corso un vero e proprio assalto al mare da parte delle compagnie petrolifere. Sono 12.908 i chilometri quadrati interessati da 5 permessi di ricerca già rilasciati ed altre 15 richieste di concessione, ricerca e prospezione avanzate. Questo nonostante già oggi nel canale di Sicilia vengano estratte, dato a fine 2013, 301.471 tonnellate, il 41% del totale nazionale del petrolio estratto in mare. In Sicilia, tra le ultime richieste presentate, due sono quelle relative all'attività di prospezione. Una riguarda il mare nella zona a largo di Agrigento e di fronte alla costa orientale di Pantelleria, mentre la seconda si pone l'obiettivo di indagare l'area che di recente il governo ha messo a disposizione delle compagnie petrolifere. Fare ambiente ha chiesto l'abrogazione dell'articolo 38 del decreto legge Sblocca Italia e lancia un appello al governo e Parlamento affinché si abbandoni definitivamente la strada delle fonti fossili e si segua invece una nuova politica energetica che punti all'efficienza e alle rinnovabilità.
L'associazione ambientalista ha ribadito il suo no alle trivellazioni petrolifere, puntando i riflettori anche sui rischi per l'area marina protetta dell'Egadi, la più grande d'Europa, e dove un eventuale danno ambientale irreparabile andrebbe a penalizzare i settori della pesca, del turismo e del diporto nautico. L'atleta Roberto Capra, tesserato della Federazione Italiana di Nuoto dello Swimming Club di Alessandria, ha realizzato con il supporto e l'assistenza dell'area marina protetta un'eccezionale traversata a nuoto in solitaria delle Egadi. Nell'ambito del progetto Uniamo a Nuoto le Egadi. Vediamo. Il nuotatore è partito alle ore 9:10 da Punta Bassana sull'isola di Marettimo e in poco più di 6 ore di nuoto ha coperto gli oltre 20 km di mare che la separano da Favignana, dove è giunto alle ore 15:28 presso Puntaferro. La traversata è stata resa particolarmente impegnativa a causa del moto ondoso e di un fastidioso vento di beccio che soffiava di traverso rispetto alla rotta prevista. Il progetto, patrocinato dalla MP, è volto a promuovere un nuovo rapporto tra l'uomo e il mare attraverso la diffusione e la riscoperta degli sport acquatici in mare. Quest'anno l'area marina protetta ha realizzato e patrocinato numerose iniziative, così come evidenziato dal direttore della riserva marina Stefano Donati, volte a promuovere una fruizione del mare sportiva e sostenibile, a partire dal nuoto libero, lo swim checking, il nuoto in solitaria, il triathlon, la vela. Si tratta di attività che richiamano appassionati da tutta Italia e che possono alimentare un turismo responsabile, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Ieri sera, nel corso di una cerimonia solenne nella chiesa di San Pietro a Trapani, ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco. Don Liborio Palmeri è stato vicario con il vescovo Miccichè, responsabile per la cultura, ricerca e arti con il vescovo Fragnelli. Don Liborio Palmeri Alcamese, subentra Don Librizzi, recentemente coinvolto in vicende giudiziarie che hanno riguardato la chiarita trapanese. E questa sera giungerà in città la reliquia di San Giovanni Paolo II. L'arrivo è previsto alle 21 al santuario della Madonna di Trapani. Dopo ci sarà una catechesi con padre Lucio Zappatore, il padre carmelitano che a Trapani nel 93, in occasione della visita pastorale di Carol Wojtyla, lo accolse. La reliquia resterà esposta fino alla serata di sabato. Prima della chiusura della teca è prevista una fiaccolata nel giardino della villa adiacente al santuario. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 20:30 e a mezzanotte trasmetteremo la partita di basket Verona-Pallacanestro Trapani, gara valida per la quarta giornata del campionato di A2. Adesso la linea alla pagina sportiva. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Weekend ricco di sorprese, quello appena trascorso al Wedding Planet. Tenutosi presso la splendida Villa Pietraviva, incontrata Fraginesi a Castellammare del Golfo. I migliori professionisti e una location da favola, questi gli ingredienti che hanno accompagnato le giovani coppie in un percorso emozionale, fatto di atmosfere ricercate e di diverse proposte di intrattenimento. In occasione dell'evento è stata lanciata la rivista digitale A Wedding in Sicily, un ensemble di idee e spunti per le coppie che stanno organizzando il loro giorno più bello, quello delle proprie nozze. Tutta da leggere e da sfogliare, disponibile sul sito della Ricevimenti Pitò. Arrivederci al prossimo Wedding Planet. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport, apriamo con il calcio. Continuano gli allenamenti del Trapani in vista della trasferta di venerdì a Terni contro la Ternana. Ieri pomeriggio allenamenti a porte aperte, da oggi fino a giovedì invece saranno a porte chiuse. Oggi e domani seduta pomeridiana a partire dalle 16, giovedì invece allenamento a partire dalle 9 del mattino e poi è prevista la partenza per Terni. Per quanto riguarda la situazione infortunati, fermo Enrico Zampa che sta recuperando bene dalla frattura composta del primo dito del piede destro, alternando allenamento in piscina e potenziamento, ancora invece allenamento a parte per Matteo Scozzarelli e Simone Basso, che proseguono la fase di recupero dai rispettivi infortuni. Noi intanto ci andiamo a vedere un servizio con le dichiarazioni del post gara di Maurizio Ceramitaro e Matteo Mancoso.
dopo una brutta debacle dovevamo riscattarci il più presto. Questo pubblico si meritava una vittoria e così siamo riusciti a dargliela. Siamo contenti perché bisogna risollevarsi subito dopo un brutto KO. Quanto conta l'applauso iniziale dei tifosi prima della partita? Si conta tantissimo. In settimana avevamo parlato con loro, quindi sapevamo quello che volevano e quello che noi ci teniamo. Comunque questa maglia la sentiamo nostra ormai da tanti anni e lo stiamo dimostrando domenica dopo domenica. Purtroppo a Livorno c'è stata una bruttissima prestazione, però prontamente riscattata. Sì, abbiamo due trasferte. È il nostro tallone d'Achille quest'anno, il gioco fuori casa, quindi adesso abbiamo l'opportunità di dimostrare che anche lì possiamo farci valere e andiamo a Terni per Bologna pronti per giocarci la partita. Ne dovevo fare due perché le dediche erano per due persone, erano una per mio padre e una per mio figlio, perciò uno non bastava, si vede che ne dovevo fare due per forza, non mi era mai capitato, di solito ne faccio uno, però adesso è capitata sta doppietta, la mia prima in carriera e sono contento soprattutto per il risultato, per la settimana che abbiamo attraversato ed è una dedica particolare che faccio anche alla mia squadra, ai miei compagni che questa settimana hanno dato, diciamo, eravamo un po' tutti giù di morale, come giusto che sia, perché queste batoste servono a crescere, nonostante uno c'ha 32-33 anni non si finisce mai di imparare, perciò è stata una settimana dura per noi. Però l'avevamo subito accantonata e te ne accorgi dal primo allenamento, dal primo minuto. Questa settimana ci siamo allenati non bene ma benissimo. E poi un altro ringraziamento particolare lo voglio fare alla gente, perché non so in quale altro posto tu entri dopo una settimana del genere tipo Livorno e non ho sentito un mugugno, non ho sentito un fischio, non ho sentito un lamentarsi per una palla sbagliata, ho sentito solo la gente trascinare la propria squadra e questo è, devo dire che oggi Trapani è stata una Trapani matura, un tifo maturo che ha aiutato la squadra e sono contento di far parte di questo gruppo famiglia. E oggi pomeriggio alle 15.30 si terrà la consueta conferenza stampa infrasettimanale in cui interverrà l'attaccante Giovanni Abate. E intanto ieri sera si è chiusa la nona giornata del campionato di Serie B con l'ultimo posticipo. La Virtus Entella ha espugnato il tombolato di Cittadella per 1-0. La rete è stata siglata da Botta dopo solo un quarto d'ora. Gli ospiti hanno giocato in inferiorità numerica per 20 minuti per l'espulsione di Russo. Con questi tre punti quindi l'Entella ha superato Crotone, Catania e Latina e ha agganciato in classifica proprio il Cittadella e il Varese. Passiamo adesso al calcio regionale. La Riviera Marmi mantiene la vetta del campionato di eccellenza dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Mussomeli. Noi domenica c'eravamo, andiamo quindi a vedere il servizio con l'intervista al tecnico della Riviera Marmi, Stefano Firicano. Un po' di rabbia, un po' di rimpianto, dico, per come è maturato, perché avanti 2-0 con in campo una sola squadra. È normale, siamo rimasti in 10 per 70 minuti, però dico, per larghi tratti della partita non si è visto. Per quanto riguarda il primato, adesso non guardiamo assolutamente la classifica, andiamo partita dopo partita. Ora ho finito di fare complimenti ai ragazzi. Oggi paradossalmente non abbiamo vinto, ma oggi ho la convinzione che questa è una squadra che ha un'identità, che gioca bene, che si diverte e che ha messo in difficoltà una signora squadra come il Mussomeli. Oggi da questo pareggio usciamo più forti, con una convinzione che ho dei ragazzi fantastici e che se continuiamo con umiltà e dedizione come stiamo facendo ci toglieremo tante soddisfazioni. Dico, l'unico rimprovero che posso fare, tipo, in senso affettuoso, dico alla mia squadra, è che quando siamo i dominatori della partita sono gli altri che devono rimanere in 10, perché agli altri deve venire il nervosismo perché non la prendono mai e noi invece dobbiamo giocare sull'entusiasmo. Su questa cosa dobbiamo crescere. Siamo giovani, però oggi sono contento per quanto riguarda la risposta che mi ha dato la squadra, perché abbiamo giocato con una buona squadra, però un attimino rammaricato per questa espulsione che ha un po' condizionato la gara, però io tutto sommato andiamo avanti partita dopo partita con la consapevolezza che i ragazzi sono bravi, sono giovani e quindi faranno bene e cresceranno. Domenica abbiamo una partita tosta. E anche in quest'ottica l'espulsione di Calaiò mi lascia un attimino un po' più amareggiato, perché ora archiviando questa e cominciando a pensare a quella di domenica, l'assenza di Calaiò, considerato che ancora Liga non è al 100%, mi mette un attimino
difficoltà per quanto riguarda la realizzazione della linea difensiva, però lavoreremo durante la settimana. Sappiamo che affrontiamo una grande società, una grande squadra costruita per vincere, con un ottimo tecnico e con una piazza sicuramente importante, però come abbiamo fatto finora, con grande umiltà, con grande rispetto all'avversario, le partite vanno giocate tutte. E adesso passiamo al basket. Riprendono oggi alle 17 gli allenamenti della Pallacanestro Trapani in vista della sfida di domenica contro Veroli. Ma noi torniamo all'ultima sfida, a fine gara, ha commentato così la prima sconfitta sul campo della Pallacanestro Trapani a Verona, il pivot Andrea Renzi, il servizio. Stasera non abbiamo fatto canestro, purtroppo è stato il nostro problema principale, abbiamo subito 66 punti che non è male, soprattutto perché eravamo in trasferta. Peccato che non entrava veramente mai la palla, per cui abbiamo fatto una fatica incredibile per fare ogni singolo canestro, questo anche merito di Verona ed è merito nostro oggi. Un peccato analizzare la vostra stagione nella serata peggiore, di buono c'era tutto quello che avevate fatto nelle prime tre giornate. Sicuramente sì, abbiamo fatto tre giornate da imbattuti sul campo, speriamo imbattuti in generale. E credo che abbiamo espresso un buon basket, stasera non è stato così, dobbiamo comunque riuscire a compattarci dopo questa sconfitta che sicuramente non è bella, però allo stesso tempo rimanere sereni e sapendo che stiamo facendo comunque un buon lavoro. A un certo punto Lino Lardo ha mandato in campo i bambini, cos'è successo in quel momento? È successo che Lino ha voluto dare una scossa soprattutto a noi, tra virgolette, titolari, perché noi siamo una squadra che non ha titolari veri, e ha voluto dare una scossa, soprattutto morale, e farci vedere che comunque tutti possono giocare e che non ha paura di mettere in campo i giovani. Secondo me è una scelta condivisibile e credo che insomma sia servita, ci abbiamo provato almeno. E chiudiamo con una notizia di tennis. Nei giorni scorsi si è disputato il torneo Open di tennis Città di Trapani al Circolo di Milo. 100 i partecipanti. Il palermitano Antonio Campo del C2 ha battuto in finale il piemontese Ettore Capello per 7-5, 6-4. Al torneo hanno partecipato, ben figurando, anche i trapanesi Giovanni Sanci, Gabriele Magaddino e Claudio Cerroni. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.